le giornate. Presidente, chiedo la parola. Io sto facendo una proposta.
2013, certamente come consiglio comunale di Ischia, certamente non si fa una bella figura se non viene data una risposta ad un comune che ha adottato la delibera di gevellaggio dopo una lettera scritta dal presidente del consiglio comunale, dall'assessore Arrano e dal sindaco Giuseppe Ferrandino. Dopo un anno non si riesce ancora a dare un parere a questa richiesta. Questo era il senso dell'intervento che 5 consiglieri comunali hanno chiesto di discutere questo argomento all'ordine del giorno. E poi ne avevamo detto che appena dopo il consultivo si votava questa delibera di gemellaggio e poi si sarebbe proseguito con l'ordine del giorno. C'è il consigliere Scotti e il consigliere Balestriere presenti a questa riunione. C'è la delibera numero 15 del 2 maggio 2014. Date la parola che appena dopo il regolamento adottiamo pure questa delibera e non ho difficoltà. Questo volevo significare. Siccome all'inizio era stato deciso che si faceva come terzo punto, poi come terzo punto. L'ordine sta cambiando. Allora la richiesta di Pascione di Ghiaccio era quella di fare il punto 5. Quindi fare subito il punto 5. E poi la richiesta di Salvatore Mazzini era quella di fare il punto 8, poi la mia proposta è questa, in versione di Regione, il punto 3 diventa punto 5 e il punto 8 di Salvatore diventa punto, allora il punto 3 diventa punto, allora, Consigliere Pasqualino Migliaccio sono
punto, di discutere subito il punto 5, che sarebbe il regolamento urbanistico edilizio, vista la presenza del professore, e ringraziamo il professor Conte. Poi il numero 8, che è il gemellaggio tra il comune Ischia e il comune Terranova, che era proposto anche dal consigliere Mazzilla. Quindi questa è una proposta, di discutere subito. È una proposta di ghiaccio. Mi ghiaccio Mazzilla. Poi ci sta la proposta di Ciro Pertusino, che sarebbe il regolamento urbanistico edilizio, il gemellaggio e poi la Genesis. Questi sono i punti. No, guarda, stai sbagliando, Mazzilla, ma non ha fatto sposa la mia 584. Guarda, se sì, non guarda. Allora, 584. Allora, devi trovare in maggioranza per un attimo. No, guarda, consigliere Migliacci, io sono un consigliere comunale e ritengo che abbiamo degli impegni in capogruppo, devono essere rispettati in questa sala. E mi dispiace. Che abbiamo preso il numero di quei capigruppo, evidentemente. Non cedo. No. Vabbè, eravamo presenti 3 capigruppo su 4, 4 su 5. Consigliere Migliaccio, voi potete anche togliere questo argomento all'ordine del giorno, se non ritenete che sia valido. Perché avete i numeri anche per fare questo. Ma certamente non si fa una bella figura. Tu hai presidente. Presidente, allora, dato che c'è l'inversione richiesta dal consigliere Migliaccio il punto 5 al posto del punto 3, quindi parliamo delle modifiche di dichiarazione al regolamento urbanistico edilizio al posto dell'istituzione del museo civico, e quindi poi a proseguire c'è la richiesta fatta anche per il gemellaggio per il comune di Terranova, credo che le due proposte vanno, sono unico, che quindi non c'è bisogno di fare una discussione. No, perché ci sta la... Vabbè, ma non... Scusami, il punto 5 al punto 3 siamo d'accordo di tutti. Viene poi il dottor Gemellaggio per la propria consigliere Mazzetti. No, perché è giusto. Allora, Presidente, e poi viene qua. Abbiamo votazione solo per quanto riguarda il regolamento, la prima proposta è la proposta di Ciro, poi dopo andiamo avanti, dopo, tanto rimane invariato, Ciro, rimane invariato l'oggetto, Ciro, scusa. No, non mi presentare di nuova posizione l'argomento della minore, ma com'è? Perché l'istruzione museo civico mi diventa, mi si prosegue dopo il regolamento di con l'istruzione del 5, no. E dopo facciamo un'altra, dopo facciamo un'inversione dopo e la vogliamo votazione tutta adesso. Perché tutta adesso? Noi vogliamo un unico voto. 5-8-4. Andiamo, Ciro, andiamo solo qui. Se siamo, per il rispetto del
astenuto. Salvatore, voglio dire, abbiamo inserito anche l'argomento che tu hai chiesto. Ma l'ha inserito anche 5, tutto il tempo. Abbiamo chiesto, abbiamo inserito anche io ho fatto la stessa cosa. No, scusate, puoi fare il furbo. Allora, siamo alla seconda votazione di voi. Faccio il prego. Allora, però, rispetto a giochiamo. Allora, quando chiediamo il rispetto deve essere in ambedue le parti. Allora io ho fatto semplicemente questo. Ho fatto il 5 che è un argomento della maggioranza, l'8 che è un argomento di tutti quanti, anzi è la minoranza, Salvatore Mazzella che sta evitando a Comune Tizio di fare una brutta figura rispetto a un gemellato. Il 4 è l'argomento Genesis chiesto da lui. Noi abbiamo alternato, come avevamo detto, in due, e questo è l'ordine del giorno sottoscritto da tutti quanti nell'ultima riunione dei capigruppo, oltre alla questione alternanza degli argomenti. Quindi noi non stiamo facendo nessuna abuso o altro. Quindi io perciò porto a votazione questo, per dimostrare che a volte voi vi perdete in un bicchiere d'acqua. Ma passiamo alla seconda votazione. Ignazia, la tempesta. Un altro giorno si allontana, è vero, ma tornerà se solo avvolgo il mulinello dei miei ricordi senza nome, stretti in capitoli numerici. Passivi segreti serbati da una passe di 7 lettere e di 5 numeri. Dopo 3 mesi avanza una tempesta, sento correnti di aria fresca lambirmi le caviglie e vedo legioni di zanzare volare verso ricetto d'alberi e vado da lei che mai non fugge in cerca di un riparo. Ho voglia di nudarmi, uscire per mezz'ora a cielo aperto e poi vociare a muso duro: fulminami, io sono pronto, colpisci al basso ventre creando un rombo, tu che scuota gli assonnati. Soffro dilemma tra luce e buio. Ignazia, la tempesta avanza e smuove il casco di banane sospeso alla trave del terrazzo. Procede variando ombre intorno alle pareti della stanza per lo scillare dei lampioni sulla strada. Nemmeno il tempo di capire l'attimo. Fenomeni aumentano di intensità. Se solo avessi modo di incontrarla, bagnami, affrontami. Tu passerai, io resto, oppure sarò vento di tempesta. Rimbomba, rombando lontano, in deviazione verso la valle degli uomini ottusi che non sapevano competere. Eppure Cenerentola perse scarpetta di cristallo in fuga verso casa a mezzanotte, lasciando traccia al principe dei sogni.
Sindaco, teatro. Lellieri, oltre il sipario delle nostre solitudini, maturità non è peccato, scioglie il nodo del mio petto la mano, che sposta da scaffali polverosi qui giù in platea e fluvi di antichi amori. Oggi la storia è amara, spettri. Romanza la mia testa, quest'uomo accanto che bisbiglia. Andiamo a cena insieme, il viso ciondolo sulla mia spalla, poi tutti in piedi a porgere gli omaggi, applausi. Ma lui non chiede il mio permesso, sfacciato nel togliermi gli occhiali, deciso, bisbiglia, bella, maliardo. Odora sesso la mia grotta, sbandata, di fronte al suo bastardo sentimento, testardo. Stele sacrale alla lussuria, avvinta, solo un passo dal delirio, inappellabile. È troppo intenso il battito del cuore, emozionato, per dirgli smettila, tremante. Hotel sigillo, prego, già impone allo chauffeur, aprendo la portiera al mio passaggio.